Dammi il 5, my friend. Sono state le parole precedenti alla prima raffica di botte, improvvisa e feroce. Con la scusa di un saluto affettuoso, due sedicenni hanno ucciso Frederick Akvasi Adofo, un senzatetto ghanese che viveva per strada a Pomigliano d'Arco, Napoli. Due giovani lo hanno aggredito per divertimento, prendendolo a calci e pugni. Gli abitanti della cittadina campana hanno descritto Frederick come un uomo mite e pacifico, che non ha mai dato fastidio a nessuno. La sua sola colpa è stata quella di essere stato una facile preda su cui scatenare la fame di violenza di due sedicenni, un italiano e un rumeno. I due sono cresciuti nelle palazzine popolari costruite dopo il terremoto del 1980 a Pomigliano. Diffondono sui social la loro dedizione al culto dei boss, della malavita, e l'utilizzo di tirapugni e coltelli. Dichiarazioni che esaltano il conflitto, la prevaricazione, e che si fanno sempre più esplicite. Finché non sono passati ai fatti, individuando in Frederick la vittima perfetta per soddisfare i loro desideri di violenza e sangue. Così, nella notte tra il 18 e il 19 giugno scorso, c'è stato l'attacco. I due sedicenni hanno deciso di agire col buio, pensando di trovare il senzatetto ghanese addormentato e perciò di non correre rischi. Ma quando sono arrivati sul posto, Frederick era sveglio, disteso su una panchina dove di solito trascorreva le notti, a pochi metri da un supermercato. I due lo hanno salutato con l'espressione che il clochard usava spesso per salutare i passanti. «Dammi il 5, my friend». Ma era solo una trappola per attirare la sua attenzione. Infatti l'attacco brutale è iniziato subito dopo. Un potente colpo al volto ha fatto cadere il ghanese, facendogli sbattere violentemente la testa sull'asfalto, forse facendogli perdere i sensi. Ma non è finita qui. I due hanno continuato a picchiarlo anche mentre giaceva a terra, senza pietà. La maggior parte dei colpi è stato sferrato quando Frederick era immobile. Poi sono fuggiti. Il senzatetto si è rialzato a fatica, barcollando. È entrato in un cortile. Non ha chiesto aiuto, ha solo cercato di nascondersi. Forse perché sentendosi ai margini della società ha pensato che nessuno lo avrebbe aiutato. In quel cortile, ore dopo, viene trovato agonizzante da un abitante del quartiere, che dà subito l'allarme. Ma è troppo tardi. Il clochard muore poco dopo al pronto soccorso per un'emorragia cerebrale. Viene avviata un'indagine per trovare il colpevole, che richiede diversi giorni per concludersi. Una videocamera ha ripreso la scena e i carabinieri di Castello di Cisterna identificano gli autori del pestaggio. Giovani assassini che hanno tolto la vita a un innocente. Era visto come un uomo buono da tutta la comunità, tanto che alcuni lo ricordavano come un clochard gentile che aiutava i clienti del supermercato a portare la spesa, chiedendo l'elemosina. Dopo la sua morte, la panchina su cui dormiva è stata decorata con biglietti, candele e mazzi di fiori, con anche un messaggio ai responsabili dell'omicidio. Il vostro odio non passerà inosservato. Un innocente ucciso da una società che sta fallendo. Dopo l'arresto, i due sedicenni, rappresentati dai loro avvocati, Edoardo Izzo e Umberto De Filippo, hanno cercato di minimizzare la portata delle loro azioni facendo riferimento a un litigio per un diverbio. Affermano di essere stati provocati e di non aver avuto l'intenzione di uccidere. Inoltre, non si sarebbero resi conto delle gravi condizioni del senzatetto, dicendo di averlo lasciato in condizioni vigili e in grado di muoversi. Tuttavia, a incastrarli, ci sarebbe un video del pestaggio girato dagli stessi aggressori. Il giudice si attiene alla ricostruzione dei carabinieri. Essi hanno raccontato di una violenta aggressione improvvisa e immotivata, con calci e pugni sferrati alla testa quando Frederick era immobile a terra. L'accusa nei confronti dei due sedicenni è di omicidio volontario con l'aggravante dei futili motivi e della crudeltà.